Io sono Eugenio Pol, vivo a Fobello, in questa splendida valle, la Val Mastallone, dove da ormai diversi anni produco pane a lievitazione naturale. Ho la fortuna di avere un'acqua pura, non clorata, e un'aria ancora sopportabile, che sono due cose fondamentali, ma la cosa ancora più importante è il lievito naturale che io utilizzo, cioè la sola fermentazione di acqua, farina e acqua. Lì si sviluppano lieviti e batteri endemici che caratterizzano il mio pane, per cui diventa una cosa unica. Io ho altri colleghi e amici che utilizzano questo sistema, utilizzano addirittura le farine che anch'io uso, che provengono tutte da coltivazioni biologiche e, o biodinamiche e da vecchie varietà di grani, e hanno però prodotti diversi, chiaramente, perché dove svolgono il loro lavoro si sviluppano dei lieviti, dei batteri propri, per cui il prodotto ha delle caratteristiche diverse, per cui questo dà la dimostrazione che il lievito madre è fondamentale. Penso che questo sia fondamentale anche per il vino, perché logicamente sviluppando i lieviti e i batteri che sono presenti sulle uve, nell'aria e nel posto dove viene fatto, caratterizzano in maniera fondamentale il prodotto, cosa che invece non avviene se nel caso del pane e nel caso del vino vengono inoculati miliardi di cellule di lieviti selezionati, nel caso del pane di Saccharobiceto cerevise, ma presumo anche nel caso del vino in maniera massiccia di cerevise, per cui questi monopolizzano e sì, ti danno una fermentazione, ma sono presenti miliardi di cellule che si sviluppano e che si moltiplicano, per cui perdi quello che è la caratteristica fondamentale del pane o del vino che tu produci. Perciò, insomma, che tutti quanti utilizzino sia nel pane che nel vino la lievitazione naturale.